Nel tratto di Appennino, oggi compreso nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, a cavallo del crinale fra Romagna e Toscana, viveva un popolo che, in armonia con la natura, aveva costruito una civiltà fatta di pietre, legno, buoi, castagne e strette di mano. Gli abitanti delle alte valli del Bidente, di Pietrapazza, Ridracoli e Corniolo, raccontano della vita su queste montagne, di un mondo semplice e vero, di storie e saperi antichi. In pochi anni tutto si è dissolto, come capita in queste montagne, alla nebbia in una giornata di sole. Per non dimenticare e far tesoro delle nostre radici, ascoltiamo le voci di questo popolo per ritornare sui passi perduti e trovare nuove strade per vivere la montagna. Gli anni 50-60, nel decennio in cui l'Italia si stava sviluppando da agricola a industriale, che c'è stato bisogno di manodopera. E dove l'ha attinta? L'ha attinta anche dalle nostre montagne. La gente, i pastori, i coloni, i mezzadri della nostra montagna, hanno preso la via della pianura, delle città del nord, ed è rimasto un deserto. Anche i preti alla fine, rimasti senza anima, hanno dovuto abbandonare col fagotto sulle spalle e andare a cercare nuovi lidi. Posso dire che magari, tipo Valpicella, hanno aspettato che arrivasse la strada per caricare e andare via, come in tanti altri posti. Magari aspettavano un po' di strada per poter caricare e andare. Erano già proprio gli anni che erano in movimento un po' tutti, andavano giù alle città, alle grandi fabbriche giù, a quei tempi là. Però in tutte le case c'era la sua famiglia, non c'era un casetto che era vuoto. Le persone, grosso modo, superavano i 100, i 130 persone. E ogni famiglia, qui 7-8, le più piccole, proprio marito e moglie, che non avevano i figli, due, se no superavano sempre 4-5 fino ad arrivare a 15-16. Famiglie, le case erano tutte occupate là, Pietrapazza, e c'era, ora non mi ricordo quante case sono, nella parrocchia, e c'era tutte le persone, non c'era nessuno vuoto. E qui era dura vivere, poi dopo sono morti i nonni, ora siamo rimasti io e mio babbo, mia sorella e mia mamma, e poi c'era mio zio che aveva due figli anche lui, e allora abbiamo deciso di lasciare il podere e andare via. Vivere quassù non era facile. Ci dovevamo adattare a tantissime cose, capito? E quindi si facevano molti sacrifici, questo non c'è dubbio. Erano anni duri, no? Specie per chi avevano i campi dispersi in foresta, case disperse lungo la foresta, il territorio era quello che era. Quindi non c'erano grosse coltivazioni e non c'erano neanche grossi allevamenti. I giovani dovevano lavorare 18 ore al giorno per tirare su 4 cipolle, per dire. Quindi non posso condannarli, quando con l'avvento dell'industria, dove lavoravano solo 8 ore al giorno e percepivano uno stipendio fisso, non posso condannarvi. L'acqua di questi ruscelli, di questi corsi, durante il Medioevo e fino a ieri, fino a quando ero un ragazzo io, oltre ad alimentare piccoli canali che davano alimento agli orti, mandavano in moto le macine dei mulini, che ce n'erano poi tanti in questo nostro valle, e i mulini erano indispensabili, perché allora più che altro si macinava poco grano, molto orzo,
e specialmente nelle vallate più alte si macinava le castagne, perché la gente ci alimentava con la farina, la cosiddetta dolce. Il lavoro del mugnaio era un lavoro semplice, perché allora avevamo questa macina, due macine, una per la farina del grano e una per la farina dei frumenti, diciamo, per le bestie, e anche per la polenta, perché era un pasto, in quei momenti era una cosa che andava di moda. E niente, avevamo questo mulino e si macinava, venivano a portare la soma con una bestia, le bestie portavano questa soma di grano turco, quello che era, e poi dopo due giorni, un giorno quando era pronto, tornavano a prenderla. Lasciavano una molenda, ogni quintale 6 kg di roba, ogni quintale di macinato, lasciavano. E con quello noi intanto facevamo 2-3 maiali all'anno, li ingrassavamo con le molende del mulino. Questo mulino, dico, ha lavorato fino a 50 anni fa, lavorava per gli abitanti di queste vallate. Poi i contadini sono andati ad abitare da altre parti, il mulino ha finito il suo lavoro. Il contadino arrivava col sacco sull'asino, sul cavallo o con i mezzi che avevano. Quando arrivava veniva messo in questa bilancia, si pesava, poi veniva caricato là sulla tramozza, macinato. Quando era macinato si rimetteva la farina nel sacco così come viene, senza setacciare, si ripesava, si ridava al contadino la quantità che doveva avere e il giorno che era pronto il contadino se la veniva a prendere. Sì, c'era il mulino di Pacchione, a Ritracco, poi c'era il mulino di sotto dove adesso c'è il ristorante e l'agriturismo, e il mulino della forca. Il mulino della forca sarebbe dentro l'acqua adesso, sotto l'acqua. Allora, qui abbiamo due macine. Adesso facciamo funzionare questa e vedremo che questa è quella che gira insieme con la turbina che abbiamo già visto. Se adesso io apro l'acqua, questa deve girare, girando poi questo affare qui, che lo vedremo in funzione, questo crea una vibrazione su questa parte mobile e fa scendere i chicchi cadono dentro al centro della macina, quella gira, sotto c'è un'altra pietra fissa, avviene uno sfregamento fra le due pietre, quindi i chicchi vengono presi dal centro, mandati verso l'esterno, schiacciati, e qua arriva la farina. Abbiamo la chiusura a ghigliottina che è sotto e l'acqua esce e fa girare la turbina. Sentiremo anche il rumore. Queste valli erano e sono così strette che non permettono un'agricoltura a tipo estensivo. Sono campetti qua e là, inframmezzate da boscaglie e da prati, e quindi l'alimentazione dei montanari era quella che era. Non avevano campi da produrre grandi produzioni di grano, di orzo, di altre derrate. Perciò era un'agricoltura di puro consumo. Grano, patate, fermentò, gran turco cioè. Il raccolto veniva tutto a mano con la falce, facevamo le mucchiette e poi veniva legato, facevamo il covo un po' più grosso, perché lo metti là così, arriva alle volte una ventata, lo porta via. E allora quando tirava specialmente il vento lo legavano e poi così era più sicuro. Romiceto è un posto che ci tirava tanto vento. Quando era il momento che per raccogliere tutto questo, il grano, l'orzo, perché l'orzo era per le bestie, per macinare e per governare
dalle le mucche ai maiali. L'estate quando già al bersaglino si mieteva prima, alle gradicce si mieteva più tardi. Quando era pronto per mietere si stendeva un lenzuolo bianco e loro lo vedevano e venivano a aiutarci di mietere. Quanto avevamo mezzuto noi, si andava noi, mettevano il lenzuolo bianco loro e si andava su a mietere, alle gratisce. Si metteva tutto col falcetto a mano, ci voleva poi il vento lo stroncava, era un brutto mietere. La schiena ci doveva stare. Allora non c'erano gli attrezzi. Io andavo a toccarle queste pecore, che allora il cane, il mio babbo non l'aveva, e allora andavo con una bacchetta, mi ricordo che andavo a toccargli le pecore. Poi dopo mi mettevo lì con un secchino piccolo, mi piaceva tanto, capito? E qualcuna stava anche ferma, e allora provavo a mungerle, ma mi riusciva. Poi si ingrassava il maiale, si portava a macinare, poi si coceva dei paioloni di patate e poi si metteva la farina d'orzo in mezzo, poi si dava ai maiali. La capra, la pecora, quindi cavare qualcosa da mangiare, fare il fieno, quindi non ce n'era molti degli animali. Quindi qualcuno sì, c'erano molti, però ne avevano uno, due, più molte con le pecore, cosa facevano le pecore? Andavano molte volte giù a Ravenna, andavano al pascolo d'inverno e l'estate le portavano su. E qui avevamo un po' di mucche, 10-12 mi sembra, erano da accudire, poi d'estate si mandavano fuori, a pascolo, poi d'inverno, si tenevano dentro e ci si dava quel po' di fieno, si faceva anche la foglia, perché il fieno era poco, un po' di paglia, insomma, per tirare avanti e portare la primavera, per rimollare. Le pecore uguale, e anche i pascoli non è che avevamo parecchio posto. Dove andavano le pecore, le mandavamo sempre sui posti peggiori, perché le vacche stavano nei posti un po' meglio. Tutti i giovedì c'era il mercato, chi portava le galline, chi conigli, chi piccioni, e poi tutto, perché avevano, vendevano, poveretti, anche loro dovevano, non avevano soldi. E facevano dei mercati grandi. Veniva giù tutte queste bestie. C'era un mercato grandissimo, veniva da tutte le parti. Tra questa montagna c'era un pericolo costante, ed era il lupo. Il lupo, che come si dice da sempre, sparava nelle pecore, e le pecore erano dei principali componenti per l'alimentazione della casa contadina. Io il lupo l'ho incontrato tante volte quando ero piccolina. Era di casa la seghettina, cioè si avvicinava e ogni tanto azzannava qualche pecora. A noi a Romiceto una ventina tutti gli anni. Poi si diceva da una famiglia all'altra, attenti che c'è il lupo, attenti che c'è il lupo. Allora la gente si chiudevano le pecore. Questa strage delle pecore che aveva fatto il lupo, i contadini si misero tutti d'accordo, tutti insieme, caricarono i fucili. E alla caccia niente, no? Poi un bel giorno era il giorno di San Giuseppe, mi ricordo sempre. E sicché trovavano le tracce fresche fresche nella neve che da Casanova dell'Alpe andavano verso Monte Marino. Lo conoscete Monte Marino? Allora tutti di corsa da una famiglia in un'altra avvisarsi, dice preparatevi che si parte. Quando fu un bel gruppo, erano una 25, una strapotenza.
Casanova delle Alpi, Ridracoli, tutta questa gente insieme si riunirono, si avvisarono con l'altro e partirono. E a Montemarino vide che le tracce andavano giù nel bosco. E io ero pratico del posto, avevo il fucile alla spalla e sono andato di fronte in modo che quando vedevo il lupo da che parte passava ci urlavo. E difatti il lupo ha visto la gente di sopra e è andato in discesa. Allora lo fecero il giro alla larga, la tonda, lontano, lontano, e vedo che non era uscito. Osca, e c'è lì dentro. Allora misero le poste dappertutto, poi entrarono dentro quelli che lo mandavano avanti. Va verso il Sabione. Il Sabione è un postaccio, proprio che abitava il lupo. E l'ho ucciso uno di Strapatenza, Catalavigna. Dopo lo imbalsamavano e andavano in giro per i mercati, per le fiere. E in mezzo ai lati di un podere c'era sempre un boschetto che serviva sia per la bruciare, per mandare avanti la cucina, sia per impalare le vigne e sia per altri, per fare gli attrezzi. Ma gli attrezzi nella montagna vera e propria, nella sua foresta, gli attrezzi servivano, il legno serviva con gli attrezzi per fare le pale, per fare i forcali, per fare gli attrezzi della cucina e per l'agricoltura. Era molto importante questo, tutti sapevano fare, con le sgorbie, con le cose. Si costruivano i loro attrezzi. Si faceva il poderino, il podere che avevamo queste bestie, e poi d'inverno si tagliava. Allora, finito i campi qui d'intorno, c'era il bosco, la legna. Il taglio veniva da novembre, a partire da novembre fino ad aprile, dopo che si chiudeva il taglio. Fino ad aprile. Perché a tagliare quando c'è la foglia è un disastro, fai una mucchia di roba. Invece la foglia l'aveva persa, allora è facile più, a tagliare. Più il legno. A ridurla anche insieme, perché sennò con la foglia. È più sano, più maturo. Invece in primavera, o che tarla, dura molto meno. Se uno taglia là, specialmente con la neve, in marzo, la buccia va via tutta. Che il nostro podere era 124 ettari, ma più che altro era bosco. Con la manaia si buttava a volte dove si voleva quasi, perché ci facevi quella bella scaffa. E si va in basso così, poi dopo si fa così, dietro terra, intanto di fare una scavatura fino a circa passo a metà. Poi dopo si dà l'altra parte, due colpi, tre colpi, e la pianta si balda. E lei va dietro al vuoto dopo la pianta. Per caricare la legna, a fianco al mulo, nel basto, c'era una corda così. Allora, qui ci si metteva questo bastone con una forcella, in modo che stesse su, dritto. E poi la legna si metteva qui, nel basto e questa forcella. Il mulo, finché non era caricato, non sentiva il peso. Allora quando bastava da una parte, legavi e andava dall'altra. Un altro tanto di legna e poi c'era una corda più lunga che si traversava, che prendeva tutti i due fastelli della legna sul mulo per quando si scaricava. Quando si scaricava si scioglieva le quattro cordine e restava quella del mezzo. Poi tiravi quella, brum, cadeva tutta una botta. E anche la bestia era abituata, non si faceva niente. Se niente si ritirava, come cadeva si ritirava. Vedevo il mio babbo, figurati, voleva imparare. Infatti in poco tempo usavo l'accetta a destra che a sinistra. Capito? Perché è molto importante nel bosco.
che se si incrocia le braccia per tagliare si rischia che la seta arrivi nei piedi, perché... Tra le professioni legate al bosco c'era, fino a poco tempo fa, quella del boscaiolo e anche del carbonaio. Il carbonaio era il più duro lavoro che possa essere. A volte andava bene, a volte andava male. Ed erano mesi e mesi di foresta e dovevano cucinare quello che trovavano e la vita era molto, molto dura. Era lontano dalla strada, preferivano fare il carbone invece di portare via la legna, perché per portare fuori 2 metri di legna ci vogliono circa 6 muli. E invece quando è cotto, un mulo si porta il carbone di 2 metri di legna, perché fa 70-80 kg ogni metro. Sicché con 2 metri fa 2 balloni, li carica su un mulo e via che va. Il trasporto veniva alleggerito di parecchio. Noi ne avevamo molto da fare, venivano i toscani, che era proprio il suo mestiere. Tutti gli anni erano sempre loro che venivano. Facevano un carbone speciale, cioè suonava tutto quel bel tondello così. Perché è difficile da fare la carbonaia con la legna. La vita più dura l'ho provata a fare il carbonaio, perché devi alzarsi anche la notte, sì. Se ti dà vento ti mangi la fatica, se non corri a chiudere le aspirazioni, fare la sabbia e la terra fine per coprire. Dopo bisogna saper guidare anche il fuoco, se si abbassa più da una parte bisogna chiudere i buchi, farli dall'altra, che è un'arte, non è che... La foresta secolare, cioè quella dell'opera dell'uomo, quella ancora esistente, ha dato sempre, durante il Medioevo fino a ieri, fino ad oggi, grande lavoro agli abitanti della montagna per il taglio dei boschi e per altre attività. Ah, la foresta è stata un tesoro per la zona. Parecchi operai lavoravano lì. A farsi da cancellino, oltre la Vertesca, Romiceto, la Lama, Seghettina, Campo Minacci, su e su si andava su alla Campigna, tutta foresta. I tronchi li radunava dove veniva messo un argano, un filo con un argano sopra che li tirava su. Venivano radunati con le vacche, c'erano i toscani che avevano le vacche, chi aveva i buoi. C'era il Scalambretti, è stato amministratore qui, un collega mio che è stato amministratore qui, e aveva fatto venire un esperto teleferista dal Cansiglio, che era bravissimo nel suo mestiere. E aveva istruito questa squadra del Cognolo, aveva messo su una squadra che faceva delle cose mirabolanti con le teleferiche a 3 funi, cioè con la fune portante, con la fune di ritorno che portava i ganci e con la fune traente. Non vi so dire quanti mila metri cubi di legname che abbiamo buttato via. Perché le abetie erano mature, si tagliava a spiano, non so se mi spiego. Abbiamo mandato giù l'abete più grosso della foresta. Specialmente durante le festività religiose,
la festa del santo patrono, si riunivano e così all'improvviso improvvisavano dei balli fatti con un violino o una fisarmonica, ed erano balli folcloristici, perché nelle aie sviluppavano un pochino di, mi ricordo anch'io, sviluppavano del non solo del folklore, ma sviluppavano proprio della polvere, ecco. Perciò alla fine le donne erano incipriate di questa polvere. Venivano a ballare da tutte le parti qui a Pian del Grado. Quando ballevamo là nella scuola, venivano da Castagno, sa dove? Andrea? Venivano da tutte le parti. Ma poi ci si trovava tutti insieme con gli amici su per quei monti. E c'erano delle spiazzate di... Ballavamo un po' i sciodi fino a scortù. Una polvere su a ballare. Così. In quella foto, nell'aia di Dracoli, c'ero anch'io a ballare. D'inverno, non tutte le sere, ma tre volte alla settimana sicuri, si andava da casa a casa via. Stasera noi andavamo a veglia di là, quelle sere dopo quelli di là tornavano a veglia di qua, oppure andavamo in un'altra casa, insomma si faceva il giro via di queste case che eravamo qui vicino, c'era una casa qua giù alle stolle. Lei offre stasera, domani sera offre lui, insomma tutto, sì, ogni casa si offriva... da bere, da mangiare, così. Si vegliava tutte le case, era il divertimento che avevamo noi allora. Noi bambini quando si andava a veglia da una casa all'altra, era quello. La più bella vita che io dico che ho passato era quella lì. Se almeno si vedeva la gente, si vedeva qualcuno. E se no, il mio babbo e la mia mamma, perché allora, non è come adesso, ci mandavano alla messa. E noi bambini, quando veniva la domenica, sembrava a Milano che venisse la domenica, perché andavamo alla messa e si vedeva la gente, se no non si vedeva mai nessuno. La domenica dopo Pasqua, la domenica dei fiori chiamata, andavamo a Cornigliolo in processione. Si andava a piedi. Cornigliolo. E invece quella si tornava la sera, perché si andava a piedi, poi dopo la messa, tutte queste cose. Per la strada con sta Madonnina si cantava. Lo fate ciamblone, scusa se non pobone. Lo fate bracciadelle, scusa se non pobene. Specialmente a sera, nelle sere invernali, nelle grandi cucine lastricate dal grande focolare, nel camino che a volte era immenso, si spegneva il fuoco e tutti attorno, per il calore, si raccontavano storie. Erano storie più che altro di fantasmi, di orchi, di borde. E i bambini venivano più che altro suggestionati, le bevevano, vivevano di questo, però andando a letto poi non riuscivano a dormire per la paura. I giovanotti la notte giravano. Viaggiavano il giorno, ma quando era buio tornavano a casa. Dicevano che in tetto al posto si sentiva qualcosa. Non so, a suonare i soldi, tiravano i sassi, tutti quei racconti, io non ci ho mai creduto, dico la verità. Si diceva lui, una cosa che ti veniva, ma sai che tale ha visto un lupo, ha visto il lupo.
Ma no, dai, tupo. Ma un lupo sarà stato, ma un cane lo era. Una tra le più famose credo che sia quella di Mantellini. Che c'era questo uomo molto potente e malvagio, che era veramente prepotente, cattivo, di animo cattivo e tutto. Quindi, insomma, teneva sotto scacco tutte le persone, no? E quando morì, successe di tutto, franò mezzo mondo, un temporale. Venne un grande uragano che dice praticamente dove camminava, smottava la roba, quindi infatti giù ha chiamato il belvedere, avevano delle bestie, e lì la fiumana gli portò via le bestie, lo trovarono a sotto Santa Sofia. A un certo punto convolsero un prete, un frate, a fare una processione perché li liberasse da questo diluvio. E quindi chiesero questo frate in questa processione, chiese che l'anima del Mantellini fosse, l'anima dannata fosse circoscritta al Satanasso. Però dopo quelli che portavano le vacche, insomma le bestie a pascolo al Satanasso, o comunque chi ci lavorava, c'erano delle piccole casette e rifugi dove potevano andare. Dice che una sera uno era lì, aveva uno stecco, aveva la pancetta, il pane, ha acceso il fuoco e la scaldava. E si affianca uno che ha un pancucco, che sono quelle lingue, quei funghi duri che nascono intorno agli alberi, e un rospo infilato con uno stecco. Lui metteva la rigatina, lui si metteva qui. E lui metteva il rospo. Lui batteva la rigatina sul pane e lui batteva il rospo sul pancucco. Questo qui vedevo uno che era lì, questo per me non parlava, dice questa persona tutta distinta e vestita bene, però dice boh, non so chi è. Dopo un po' questo viene sparito. E il Mantellini col suo tesoro è lì, al Satanasso, la sua anima e il suo tesoro. C'era un contadino, le Fagnole, che aveva un garzone. E sicché ha capito questo contadino, è andato a prendere il vino. Penso a Lermo, o Camaldoli, o insomma via, da queste, o Lonnano, da queste parti qua. E allora gli aveva il cavallo e gli metteva i vasi, capito? Uno di qua, uno di là, no? Nel basto del cavallo. E lo pienavano i vasi e lo portava giù a casa. Allora, quando arrivò lì alle Fagnole, che scaricò i vasi, questo garzone, ha capito, e prese una paglia di grano, no? Sono bucate dentro, avete visto le paglie di grano? Levò il tappo e succhiava un po' di vino. Questo contadino, questo padrone del vino, non per ucciderlo, forse, gli tirò un palo delle viti, così per fargli paura, ma lo prese qui e rimase e morì. E loro per sparire il cadavere hanno tirato il forno e l'hanno bruciato. E da quel giorno si dice che il diavolo aveva preso possesso di questa casa. Quando facevano la polenta ultimamente, che il diavolo gli portava via ogni cosa. Allora vanno, fanno la polenta, la vuotano nella tavola, nella spianatoia, giravano le spalle, tornavano qua, la polenta non c'era più. Ma rifacciamo la polenta, facevano la polenta, rifacevano la polenta, quanto era l'ora di buttarla giù, era tornato quell'altra. Quella a me me l'hanno sempre detta fino da piccolina, questa cosa delle Fagnole. Finalmente trovarono un fraticello all'eremo, un odore di santità, e lo portarono alle Fagnole, dice con piacere, dai la benedizione a questo. Perché dice, qui non si può nemmeno più vivere con questo spirito che ci tormenta. E allora lo spirito disse, sì, io me ne andrò, però dove io vado, dove io andrò, dovrò lasciare un segno o di acqua o di fuoco. Allora il fraticello disse, ma di fuoco che almeno si smorza, e l'acqua, e allora in quell'istante preciso si incendiò una vetreria che si trovava alla Lama.
stati in pochi a conoscere veramente dal vivo quello che è stato questo mondo. Dopo la seconda guerra mondiale tutto è cambiato, la gente se n'è andata via e c'è solo il ricordo delle loro astinenze, dei loro sacrifici. Ogni giorno anche queste cose vanno scomparendo. È bene che di questo mondo non scompaia almeno la memoria.